Benvenuti a Master and Servant, io sono All, stiamo giocando un Succession Game con Britannia alla ricerca, direi, del gran... che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare boh, non lo so, vedremo, qualcosa. Qui qualcosa in realtà... aspetta, fermi qua, stanno morendo tutti. Allora, Steward. Questo potrebbe essere un papabile Steward, ma c'è sto qua che è incazzato. Ma fa schifo come steward, ma andiamo di questo. Chi può sposarsi? Un principe Jabba si può sposare con questa qui. Vada. New important decision. Hold the summer fair. Ah, assolutamente sì. Cosa ho visto? Cosa hanno visto i miei occhi porcini? Innanzitutto hanno visto che siamo messi un po' male. No, abbiamo 48.000 unità. Ok, boom. E la Francia sta per terminare la sua tregua con noi. Anche questi sono interessanti, per carità, perché potremmo prendere di jure. Di chi? Di jure Bavaria. Ah, è diventata austriaca. Cioè, è diventata spagnola. Interessante. Allora sì, potremmo fare una guerra di questo qui. Claim Asturias. Blois. Bourges. Brunswick. Interessantissima. Calle. Selle. Infra. Leon. Oddio, questo è bello, eh. Use, blah, blah, Prince, press, Prince Federal, if Emperor Adelchi declines bold attire del principe. Cos'è? Leon. È Leon, principe di Leon. Ah, mi interessa parecchio. Mi interessa parecchio. Loro hanno 23.000 uomini. Noi ne abbiamo. Questo è molto interessante. È molto grande anche. Altrimenti abbiamo dispute de jure claim on Innsbruck, che dovrebbe essere qui. Salisburgo lì sopra. Holdings. Salzburg. C'è questo, quindi lì è molto interessante. Altrimenti potremmo andare prima in guerra contro la Francia. Anche potremmo avere un de jure sull'Austria. Tutti contro di noi. Guarda qua quanto. Ah, perché rompo la tregua. Ci pensiamo. L'Alsazia mi interessa. Mi sa che vado prima in guerra contro di loro. E poi mi porto qui e vado in guerra contro gli altri. Punto. Ok. I vassalli sono impazziti, ma chi se ne... Threatening sta calando. Shed the game, festa, assolutamente sì. Poi abbiamo una posizione da coprire. Questa. Assolutamente sì. Paghiamo per la guerra. Family first. Inviti sono mandati. Bene, allora, la tregua con la Francia finirà a breve, immagino. La tregua con la Francia. Non mi interessa. Con i bizantini non mi interessano. Potremmo andare a prendere il Mali, non mi interessa. La Francia, 10.000 uomini. E il 9 agosto. Potrei portare, però, a vedere già cosa fare. L'Alsazia è piccolina, però non male. La Borgogna è interessante. Fjordmark, la Germania. Eh sì. Vediamo.
Contro la Germania. Perché il sindaco deve essere imprigionato? No, imprigioniamolo. Cappellano, anche questo me lo sono giocato. Questo mi deve un favore. Dai che maggio. Facciamo una festa estiva. Deus Vult. Deus Vult? Abbiamo una crociata? Non mi pare. Francia come messa? 13.000 uomini. Siamo in July. Agosto. Agosto, questi qua. Declare war. 9 agosto. Declare war. Se io prendo, faccio un claim sulla Germania, sono tutti contro di me. Il cannato, tutti, ma comunque sono contro di me, cazzo. Non posso permettermelo ora. Perché qua mi fanno male. Tutti. No, allora, vediamo un po'. Questi. 23.000 uomini. Leon. Era bello, Leon. Leon era molto, molto bello. È un claim più piccolo. Questo era bello. Grant Landed Title. Contro Suffolk. Bedford. Locate of SS. Ah, glielo devo dare. Diamoglielo. Vai, consiglio. Qualcuno è andato via. Cappellano di corte. Un bel chi se ne frega. Benissimo. Ora facciamo guerra. Clearware World. Ah, ci avrei un De Jure sull'Austria. Ma chi se ne frega. Io voglio Leon. Con sto qua. Send. Bam, guerra. Ok, siamo in guerra contro la Spagna. Questa è una guerra bella grossa. Ce la giochiamo tutta. Questo richiederà di portarci su tutti gli uomini che abbiamo a disposizione. Sono 51.000, va bene. E fare cose. Vedere gente, solite cose. Tutti questi li mandiamo qui. Tutti in realtà li mandiamo. Questi. Aspetta. Questi. Li mandiamo qui. Questi 4.000. Questi li mandiamo qui. Tutti qua. Laggiù non ci dovrei avere nessuno. No. Quegli altri si riuniscono e prendono la barchetta. E vengono. Quindi, boh, 200 barchette direi. Benissimo. Bene. Questa sarà una guerra campale, però dovrei avere abbastanza uomini per farcela. Credo. Tanto questi li uniamo. Poi li facciamo e li andiamo a prendere. Perché lassù poi loro ci sono, ma sono meno invasivi, secondo me. Vediamo un po'. Scusi, grazie. Allora, questi qua si imbarcano e ci sbarchiamo. Ma dove andiamo? Dove andiamo? Potremmo andare tutti qua. Qua. Questi 17.000 invece svalicano subito qua. Questi 10.000 che hanno, vanno anche loro qua. Questi vanno qui.
diventano una cosa sola. Ah, c'è uno scontro bello grosso qua. Ok, perfect. Di qua 27.000. Allora, questa unità va alla quencia. Questo sta lì. Bene. Cerchiamo di tenerli così. Vediamo un po' dove sono loro. Non ho ben presente dove sono in realtà. Questo lo facciamo sbarcare qui a questo punto. Oh, potrei farlo sbarcare anche qui, eh. Sì, infatti. Poi ci arrivano. Excellent. Allora, purtroppo non posso. Non posso occuparmi del qua potevo? Questi sono francesi. Riprendiamoci il territorio. Non voglio fare scontri campali, assalti, perché mi sono già bruciato parecchi uomini al tempo. Quindi andiamo con calma. Con chi? Sì. Con questo qui. E lo butto giù. Sei arrivato in porto? Cerchiamo di farlo piccolino, qua porto un po' di morte nel loro territorio nord, con questi 19.000, che forse non hanno neanche siciliano, sono quelli più forti questi. Questi 5.000, in realtà va bene qua per il momento. Ho una rivolta dove? Qua, vabbè, tienti la tua rivolta del cazzo. Ok, andiamo avanti con gli assedi. Siamo al 74% per la presa di Leon. Questo è preso. Andiamo qua, andiamo a prendere qualcosa qui. Questo è preso. Sì, andiamo lì. Questo è preso? Sì, andiamo qua. Toledo, la capitale. Questo adesso cade. 89%. Molto molto interessante. Facciamo un assedio veloce per vedere se ci va di culo. Victory. 100%. Fermi. Offer peace. No? 94%. Cazzo, ho perso il momento. Chi è che ha perso qualcosa? Fermi, 100%, victory, offer peace, yes, e mi dai tutto Leon, mamma mia, haha, bel pezzo, ci siamo portati a casa, un bel pezzo. Ormai gli spagnoli sono un po' tristi. Questi cosa posso fare? Io posso dichiarare guerra a questi stronzi? No. Non abbiamo un casus belli. Beh, ce lo fabbrichiamo perché mi interessa. Fabbricate claim questo. Bravo. Bene. Ok. Questo qua ritorna sotto il nostro controllo. Questi tornano a casa. Quando siamo a casa li buttiamo giù tutti. Ok, potremmo buttarli giù tutti. Perfetto. Perfetto ragazzi, qui abbiamo fatto un bel lavorino, eh. Posso usurpare due titoli. Oh, interessante. Two titled, Ducato di Slavonia. Ducato di Slavonia. Ok, se io... Come faccio? Usurpa. Prendo dei ducati. Sì. Assolutamente, usurpa. Io ho preso... Cosa ho preso? Lower Lorena. Boh. Ne un altro. Questo.
quanto pare questo. Varazin. Usurpa. È mio. Adesso, quanto pare. Però un claim. Quindi potrei andare contro il bizantino felice, sì, assolutamente. Contro lo spagnolo, no. Contro i francesi non me lo permettono. Tutti, sono tutti contro. Spagnolo, francese, chi è questo? Burgundi. Tutti contro di me. Francia. Boridami, dove sei? Lì? Ah, era secondo. C'era qualcosa di interessante, però. Vediamo un po'. Ah, Francia, Francia, Burgundi, non si può. Francia non si può. In Spagna non si può. Damid, boh, chi se ne frega. C'era qualcuno nel Mali. Bizantino quasi qua, 34.000 si può fare. Questo 7.000. Cosa mi porto a casa? Questo pezzo, questo pezzo. No, c'ho una super guerra in corso. Dai, ragazzi, direi che questo non ha il focus. Direi che abbiamo fatto anche qualcosa oggi. Stiamo diventando vecchiotti, ma non troppo in realtà. La prossima guerra è contro l'impero bizantino, mi viene da dire. Noi abbiamo 54.000 uomini, loro hanno 30.000. Noi possiamo attaccarli per ottenere cosa? Tanta roba. Laggiù, pure lassù, che è tantissima roba. Salerno, Salerno è bella, interessante Salerno. Salerno e lei. Trace, Valacchia. Oppure, cosa abbiamo di interessante? No, niente. Salerno. Sarebbe una buona cosa portarci a casa questo, oppure portarci a casa dei territori lassù, che oggettivamente non servono a niente, serve di più Salerno. Per avere Amalfi invece è indipendente. Non è indipendente, è sotto il coso. Ok, dai. Direi che ci siamo. Io, ragazzi, vi ringrazio come al solito. Vi chiedo di mettere mi piace al video se vi è piaciuto. Iscrivervi al canale, andare su Facebook, iscrivervi alla pagina Facebook, Master and Servant. Commentate soprattutto, commentate tanto, stiamo andando avanti. Siamo all'episodio, se non sbaglio, 113, comunque siamo verso 115. Settembre alle porte, o è appena arrivato, adesso dipende da quando riuscirò a programmare questo video nello specifico. Come al solito vi ricordo che sul canale trovate all'inizio del mese il vlog che dice quello che faremo durante il mese e a metà del mese il vlog che parla dei giochi, di alcuni giochi che stiamo giocando, abbiamo giocato o vi vogliamo consigliare o sconsigliare. Quindi, come al solito, state sempre attaccati, accendete la campanella e a prestissimo.